Dunque, Oscarita nasce nel 1936 per opera di mio nonno e di suo fratello e nasce come maglieria, quindi produzione di tessuto tubolare senza cuciture, con macchine circolari, prevalentemente di intimo. Io rappresento ormai la terza generazione, la generazione che mi ha preceduto ha poi, diciamo così, ampliato la gamma di prodotti e quindi Oscalito ad oggi produce non solo più intimo, nel senso classico del termine, ma ormai prevalentemente una maglieria esternabile, quindi colori, accessori, pizzi, tessuti. La caratteristica di Oscalito, che è stata mantenuta in questi 78 anni di storia, è quella di avere tutta la filiera qui in Torino. Quindi la produzione dal filato al capo finito è tutta fatta internamente in questa struttura. La produzione che quando nonno e suo fratello l'hanno fondata era prevalentemente orientata all'Italia, ormai è per più del 70% export. L'Oscalito è sempre stata molto apprezzata per la qualità. Noi, per esempio, abbiamo recentemente introdotto anche un laboratorio di filati, per cui noi misuriamo i filati che riceviamo dai fornitori e ne valutiamo il diametro, la regolarità, la resistenza allo strappo, e questo ovviamente ci pone ad un livello di, come dire, di altissima qualità. Un servizio innovativo che noi svolgiamo e che siamo stati tra i primi a introdurre sul singolo capo è l'etichetta RFID, cioè l'utilizzazione di un microchip che consente di tracciare l'intera filiera. Quindi sostanzialmente leggendo questo microchip che viene applicato sul singolo capo siamo in grado di ricostruire la storia di quel capo, cioè quando è stato filato, con quale partita di filato, quando è stato tagliato, da chi è stato confezionato e quant'altro. Questo ci consente un controllo sulle irregolarità, sui difetti di qualità assoluto. Ritengo che la ragione principale che accomuna fortemente tutte le realtà di Exclusive Brands Torino sia la fortissima condivisione di valori comuni. Quindi la qualità, il rigore nella produzione, l'affidabilità che deriva da una produzione di eccellenza, il tutto molto legato al territorio. Quindi tutti noi siamo nati a Torino, siamo cresciuti a Torino e manteniamo un legame fortissimo con la città. L'elemento più caratterizzante è proprio la forte condivisione di valori fondanti e la capacità e la possibilità, l'opportunità di fare iniziative comuni, cioè di muoversi insieme. E questo è anche, come dire, un tipo di business, secondo me, molto innovativo e molto, che mi affascina molto.